Bentornati in diretta, buongiorno a chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso. Allora riprendiamo la nostra diretta straordinaria dedicata al coronavirus e all'emergenza. Ancora notizie, ancora le vostre richieste attraverso le telefonate che potete continuare a fare anche attraverso naturalmente le mail. Allora, vedo già pronto il servizio realizzato da Gianluca Paladin ieri sera con l'assessore Grilli, con l'assessore Carlo Grilli, che spiega proprio la delicata questione dei bonus spesa, una questione davvero molto attesa da tante persone. Abbiamo promesso anche di farlo rivedere più volte nel corso della nostra lunga diretta, della nostra trasmissione straordinaria, per spiegare alle persone appunto quali sono le modalità e soprattutto poi i tempi di erogazione di questo aiuto per le famiglie, per le persone che sono in difficoltà proprio a causa di questa emergenza coronavirus. Allora, rivediamo il servizio e poi diamo spazio alle vostre richieste. In questo momento noi abbiamo circa 600 domande che sono arrivate presso i nostri uffici. Devo anche segnalare che una buona parte di queste domande sono state compilate in maniera non corretta e sarà nostro compito comunicare alle persone che hanno compilato l'autocertificazione in maniera errata. Sarà nostro compito richiamarle e indicare dove sono stati fatti degli errori e riformulare la domanda. Voglio ricordare ancora una volta i numeri di telefono a cui rivolgersi per avere delle informazioni, che sono il cellulare 366 939 38 93, oppure le caselle di posta elettronica che sono info.buoni@comune.trieste.it e la casella di posta elettronica a richiesta.buoni@comune.trieste.it. Non c'è fretta, abbiamo capienza sufficiente per moltissime persone che in questo momento hanno bisogno del nostro supporto. Non c'è nessuna fretta, state attenti a compilare bene o a richiedere laddove aveste dei dubbi su come compilare la domanda, però ripeto, dove noi troviamo degli errori non è che gestiamo la domanda, ma saremo noi a chiamare, a richiamare via mail o via telefono le persone affinché possano compilare la maniera in maniera corretta. Per una persona la capienza finanziaria sarà di 250 euro di possibilità di fare dei buoni spesa. Per due persone 350 euro, per tre persone 450, per quattro persone 550, per cinque persone 700. In tutta onestà, non crediamo prima della Santa Pasqua, perché immaginiamo che il numero di domande sarà veramente molto alto e se gli errori che abbiamo notato, diciamo, si moltiplicheranno, questo sicuramente rallenterà l'erogazione, ma siamo convinti che perlomeno subito dopo Pasqua potremo già garantire i primi buoni. Queste le parole dell'assessore ai servizi sociali del comune Carlo Grilli, appunto sulla questione dei buoni spesa. Abbiamo al telefono in videochiamata Andrea Blau, segretario Fisascat CISL, che ringraziamo per questo collegamento. Buongiorno Blau. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, abbiamo parlato adesso, abbiamo fatto vedere il servizio, l'estratto, insomma, dell'intervento ai nostri microfoni, sempre nella modalità, della videochiamata, dell'assessore Grilli, che ha parlato delle misure in particolare per le persone in difficoltà, con la spesa. Ci sono anche difficoltà per, lei da sindacalista, insomma, ne saprà qualcosa, per quanto riguarda la cassa integrazione, no? Questi altri strumenti che sono stati messi a disposizione delle aziende proprio per la crisi da coronavirus. È così anche a Trieste? Sì, allora, il problema è stato una situazione di
quasi un approfittarsi della situazione per alcune vicende che riguardano, per esempio, anzi, la vicenda che riguarda l'anticipazione del compenso della parte di intervento dell'INPS. Anzi, è una cosa un po' complicata da spiegarsi. La Immagino. persona in cassa integrazione riceverà, quindi che sia FIS, che sia cassa integrazione in deroga, riceverà la parte di retribuzione per le quali non ha lavorato dall'ammortizzatore sociale, quindi Sì. dall'INPS. A seconda dello strumento utilizzato dalle aziende, c'è la possibilità di fare istanza all'INPS per pagamento diretto o pagare direttamente il dipendente, anticipando quello che sono le provvidenze appunto dell'INPS. Questo non è possibile con la cassa integrazione in deroga, mentre è possibile con il FIS. Allora, io mi sento di denunciare, per esempio, l'accomportamento di alcune aziende che sono state attente al problema sociale, quindi al fatto di anticipare l'INPS pagando direttamente il compenso che sarebbe spettato al lavoratore, ma con i tempi e con le lungaggini previste purtroppo dall'INPS. Infatti, il problema è questo: il fatto di avere delle difficoltà nell'erogazione della competenza INPS successivamente a quella che è la concessione, l'autorizzazione dello stesso istituto. Quindi l'azienda presenta la domanda e dopo aver presentato la domanda si vede autorizzare e quindi dopo erogherà la parte che va al dipendente che non ha lavorato. Chiaro. Allora, questi sono tempi lunghi, abbiamo visto che il sito dell'INPS per esempio è andato in blocco il 1° di aprile, ci saranno quindi tempi di attesa per lavoratori che vedranno la busta paga, se non a zero, molto ridotta, anzi inverto i pesi, se non ridotta a zero, cioè a zero retribuzione. Cioè, Mamma è mia. una cosa che chiaramente la situazione è assolutamente straordinaria, ma è Certo, allucinante. è Per vero. cui ci sono state aziende, io ho fatto una selezione soprattutto della ristorazione, perché il settore della ristorazione è quello più colpito dal FIS e da questa possibilità, e parliamo di migliaia di dipendenti a livello nazionale e di diverse centinaia a livello territoriale. Questo vuol dire che le aziende in sede di accordo a livello nazionale hanno deciso, proprio per garantire continuità di reddito, hanno deciso di anticipare nei tempi normali di retribuzione la parte che dovrebbe erogare l'INPS, poi andando a conguaglio. Le aziende invece che non hanno deciso di fare questa scelta, e io la ritengo una scelta che è una scelta di buonsenso anche dal punto di vista economico, non solo sociale, perché crea povertà, ma la povertà che creerà o che avrebbe creato porta a un rallentamento dell'eventuale ripresa successiva a questa crisi pandemica. Quindi, Certo. dopo la crisi pandemica ci sarà una crisi economica. Pagare i dipendenti ed evitare che vadano in banca a cercare di attivare quella che è una convenzione con le banche, che adesso non so spiegare, altrimenti vi ruberei veramente tanto tempo, ma che c'è ed è fondamentale in questi casi, nei casi di non anticipo da parte dell'azienda. Appunto, chi ha deciso di dare i soldi ai lavoratori ha fatto un gesto di responsabilità. Io ho visto che delle 10 aziende del settore della ristorazione, delle 10 più grandi aziende della ristorazione a livello nazionale, due soltanto hanno deciso di non anticipare e di avvalersi della previsione del decreto legge 18 del 17 marzo 2020, che prevede la possibilità, non l'obbligo, la possibilità di dire no, non pago io direttamente i dipendenti, faccio istanza all'INPS, quindi INPS paga tu. Io questo credo che sia stata una scelta scellerata da parte di queste aziende, scellerata perché rischia di ridurre in grosse difficoltà economiche i loro dipendenti. Poi non dirò chi, ma un'azienda di queste due si è permessa di inviare una lettera ai dipendenti amorevole, dove si diceva addirittura che sarebbe intervenuta anticipando la 14ª mensilità, come dire: io i soldi non ci rimetto, ma ci metto i tuoi. È una cosa scandalosa. Quindi, oltre al danno dell'epidemia, della pandemia, anche la beffa di vedersi dire: guarda, io non posso
non ritengo di anticiparti quello che mi darà poi l'INPS a conguaglio. È vero che questa possibilità è prevista perché si prevede una situazione di crisi economica dell'azienda in questo momento, crisi di liquidità, però è prevista, e questo lo dico io, è prevista per quelle aziende che hanno realtà piccole, per quelle aziende che hanno problemi di liquidità, no? Di aziende che fanno 7, 8, 100 milioni di euro di fatturato all'anno e che hanno migliaia di dipendenti a livello nazionale. Quindi questa è una cosa che mi sento di segnalare, anche perché, poi chiudo, in caso di questi lavoratori, per esempio, la malattia che è stata, che è intervenuta prima di questa situazione e che per esempio nel mese di marzo è intervenuta la sospensione per il FIS, ecco, le persone che sono in malattia nel mese di marzo e che sono anche in ammortizzatore sociale, beh, quella, nel caso del FIS la malattia verrà trasformata in ammortizzatore sociale. Quindi, riprendo quello che ho detto poco fa, se l'azienda non anticipa, la persona in malattia si vedrà con la retribuzione e la busta paga a zero. Decurtata. È una scelta che, ribadisco, è irresponsabile. Irresponsabile. Grazie per aver denunciato questa situazione. Speriamo, insomma, che questo appello possa in qualche modo cambiare qualche atteggiamento. Grazie Andrea Blau per essersi collegato con noi e buon pomeriggio, e teniamoci aggiornati appunto dal mondo del lavoro. Ce n'è bisogno sicuramente. Grazie. Grazie a lei e buon pomeriggio. Noi proseguiamo, so che c'è anche una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei fare una domanda, perché ho provato di circa 40 volte di chiamare questo cellulare che era 10 minuti fa che... Ho provato 40 volte di chiamare, niente, sempre occupata oppure senza la risposta. Vorrei fare una domanda di questo bonus spesa, che io ce l'ho solo pensione di invalidità e più da 3 mesi che prendo pensione, 120 euro. Che ho visto questo modulo da compilare, là c'è scritto quanto chiedono, quanto percepito il mese marzo. Vorrei sapere se io ho solo questa pensione, ho diritto di chiedere questo buono spesa o no? Io sulle cifre, sui dati non sono assolutamente aggiornata, deve assolutamente chiederlo nel momento in cui presenta la domanda. Ci sono dei rallentamenti e delle difficoltà, ci provi ancora perché questo è il numero, oppure può farlo anche via mail, allora vediamo se... Non ho internet, allora no. L'unica è appunto provare nuovamente a questo numero di cellulare che è l'unico che ci hanno dato a disposizione. Perché ho sentito chi ha pensione non ha diritto. E questo in realtà appunto è una misura, questa è una misura che è indirizzata a chi proprio si è trovato in difficoltà e non ha più nulla proprio in questa situazione di emergenza coronavirus. Non le so dire fino a che soglia è prevista, insomma, questo non avere nulla o meno, non so se è compresa la pensione di invalidità o meno, quindi questo lo deve chiedere sicuramente direttamente ai servizi sociali. Grazie a lei. È vero che lo spirito, insomma, della misura è quello, no? Quello di aiutare le persone che proprio si sono trovate senza nulla nel momento della crisi da coronavirus. Questo è l'obiettivo della misura, andare a coprire e cercare di dare dei buoni spesa proprio per consentire di mangiare proprio a queste persone. Non so se poi non so esattamente poi quali criteri sono adottati in particolare dal Comune di Trieste, quindi dovrebbe informarsi proprio direttamente. Andiamo avanti e vediamo se ci sono anche altre notizie, altre richieste da parte vostra sulla nostra
sulla nostra mail. Allora, ci sono delle direttive specifiche, ci scrive Walter, per fare l'operazione del cambio gomme per la stagione estiva relativo al permesso. Quindi ci ringrazia, insomma, per il nostro contributo. Evidentemente era un argomento che era stato toccato nella parte precedente di questa nostra diretta straordinaria. Allora, andiamo ancora a leggere qualche notizia, ma c'è già una telefonata, allora la sentiamo subito, poi vi leggerò appunto qualche aggiornamento di carattere nazionale. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno a lei. Permettimi di darti il sì perché vedo più te che mia figlia ormai. Ah beh, va bene, dai, diamoci del tu Allora, allora. non parlo di mascherine perché ogni volta che sento parlare di mascherine vorrei mangiare il televisore, perché se non hanno capito niente fino adesso non so cosa ascoltano, Telekabul, non so. Va bene. Va bene. Allora, ci sarebbe una cosa da fare per Sì. eliminare quelle persone che vanno a comprare un dentifricio e poi ritornano a casa. Ecco. Io ho una certa età e qualche vago ricordo delle tessere nonarie. Non pretendo di razionare un chilo di farina, mezzo chilo di zucchero, no. Ma ogni volta che io vado in supermercato, la cassiera mi oblitera, che bella parola, ossia la sbusa la mia tessera, e dopo me non posso più tornare in nessun supermercato per una settimana. Se mi sono dimenticato di comprare il dentifricio, mi lavo i denti col bicarbonato. Così è finita la storia. Sperando di averlo. Compriamo un dentifricio e torniamo a casa. Capito, il Si suggerimento timbra la potrebbe tessera arrivare. e si torna a casa. Va Capito. bene, questo è un Un suggerimento per suggerimento, vabbè, si me. potrebbe provare magari proprio per costringere gli irriducibili, no, della spesa a Appunto, piccoli appunto. pezzi. Grazie tante, Grazie, eh. Ciao. grazie, grazie, buona giornata e continui a seguirci. Siamo contenti, insomma, di farle compagnia, anzi di farti compagnia perché avevamo detto che ci davamo del tu. Allora, andiamo a vedere ancora aggiornamenti appunto da parte dei quotidiani online a livello nazionale e internazionale. Allora, qui c'è sul Fatto Quotidiano la situazione nel mondo. Germania ha superato i 100.000 contagi da Covid. A Boris Johnson è stato dato l'ossigeno dopo il ricovero. La regina parla al paese, uniti ce la faremo. Viene raccolto in questi titoli, in questo riassunto, la situazione appunto a livello internazionale. Il premier britannico risulta positivo al coronavirus da 10 giorni. In Giappone il premier è pronto a dichiarare lo stato d'emergenza. Allora, invece in Italia morti altri 8 medici, 87 dall'inizio della pandemia, oltre 20.000 sanzionati nel weekend, boom domenica ieri, quindi attivato anche un satellite per monitorare il territorio. Quindi andiamo a vedere l'articolo, allora la cronaca ora per ora. L'AIFA ha comunicato anche la positività del direttore generale Nicola Magrini, che da domenica, da ieri, si trova in isolamento. Sta bene, continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Dicono oggi il Consiglio dei Ministri sul decreto è già riunito appunto sul decreto per la liquidità alle imprese e Golden Power, scontro Lombardia Protezione Civile sull'obbligo delle mascherine, Galera Borrelli sconcertante sul distanziamento. Quindi è il giorno del Consiglio dei Ministri sul decreto che garantirà liquidità alle imprese per fronteggiare la crisi legata all'emergenza coronavirus. Il provvedimento arriva alla vigilia della decisione dell'Unione Europea riguardo alla strategia per rispondere alla situazione economica. Diventano intanto 87 i medici morti dall'inizio della pandemia, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Le ultime 8 vittime sono il neurologo Riccardo Zucco, Gvon Mrad, medico termale, Gian Battista Bertolasi e l'ex primario Silvio Lussana, il cardiologo Giuseppe Aldo Spinazzola, il cardiologo, il rianimatore Vincenzo Emmi, il radiologo Carlo Amodio e il medico di famiglia Giovanni Battista Tommasini. 20.000 denunce nel weekend, attivato un satellite per i controlli, il tutto nella settimana che porterà alle festività di Pasqua.
che preoccupa i sindaci per la possibilità che gli italiani decidano di uscire dalle proprie abitazioni in barba alle misure dell'isolamento. Un pericolo, quest'ultimo, che sembra confermato anche dai dati del Viminale, che nello scorso fine settimana ha denunciato 20.000 persone per mancata osservanza dei divieti. Non a caso la Protezione Civile ha attivato il programma di osservazione satellitare Copernicus per mappare strutture sanitarie e aree di raduno, così da avere una comprensione chiara del territorio. L'obiettivo è il monitoraggio delle attività e degli spazi pubblici. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno Sì, buongiorno, mi chiamo a lei. Daniela. Volevo Non ho capito il nome, un'informazione. mi scusi. Daniela, mi sente? Sì, eccoci, sì. Ok, buongiorno. Volevo un'informazione. Io questa mattina sono andata a portare a riparare il mio cellulare con la Sì, macchina. sì. Purtroppo però poi la macchina non ripartiva più, evidentemente la batteria è morta. Volevo sapere se può rientrare tra le situazioni di necessità e andare con mio marito con l'altra macchina e provare a riaccendere la macchina. Per appunto riattivarla, perché a lei quella macchina serve, immagino, no? Sì, esatto. È Serve anche a chiaro. me, e quindi non posso lasciarla nel parcheggio lì davanti al negozio. Infatti, quindi presumo di sì, insomma, porti con sé l'autocertificazione e spiegherà eventualmente, se la fermano, che sta facendo questo, insomma. Sì, perché io ho provato a chiamare il numero dei vigili urbani, ma non riesco a prendere la linea e quindi volevo evitare di prendere la multa. Però dobbiamo andare necessariamente in due, perché non so se la macchina riparte, uno torna Lo all'altro. spieghi eventualmente alla pattuglia, penso che capiranno, perché è un'operazione che si deve fare anche con un'altra macchina, no? Quindi non è, sì. Ok, va Non è bene, la possibile ringrazio andare col molto. mezzo pubblico in questo caso. Infatti, Infatti, ok, grazie mille, grazie. buongiorno. Grazie a lei, buona giornata signora. Allora, ci arrivano altre mail, ci chiedono di rimandare il video con la dottoressa Rossi per capire appunto se gli animali contagiano o no. Diceva di no appunto la dottoressa Fulvia Ada Rossi. Allora, vedo già pronto il servizio, lo rimandiamo, poi ci collegheremo in diretta telefonica, in videochiamata con il presidente della Camera di Commercio Antonio Paoletti per un paio di iniziative molto interessanti, sempre per affrontare l'emergenza coronavirus. Quindi rivediamo e risentiamo le parole della veterinaria. Possiamo dire di stare relativamente tranquilli perché bisogna, come giustamente ha detto, contestualizzare quello che è la realtà. La realtà è che questi casi sono veramente minimali come numerosità. Inoltre, erano animali che erano a contatto con dei proprietari molto, con alta carica virale, per cui, come è stato riportato in una serie di articoli scientifici e non quelli che girano purtroppo come il vento sui social network, era come se noi avessimo toccato un oggetto nel momento in cui trasmettiamo carica virale. Gli animali erano dei vettori in questo momento e avevano manifestato solo in un caso dei sintomi respiratori, che, come nelle persone, possono essere causati anche da altri problemi, non per forza da Covid. Quindi per me in questo momento, poste le normali regole igieniche che devono esserci sempre quando c'è la convivenza con degli animali in casa, per cui lavarsi le mani, non farsi leccare in faccia, possibilmente non farli dormire a letto, il giovamento che possiamo trarre in questa situazione di isolamento sociale dall'avere contatto con il nostro animale è mille volte più importante rispetto a quella minimale pericolosità che purtroppo è stata ingigantita da questa notizia, che è stata semplicemente letta scorrettamente, perché non possiamo dire che non sia vero, però è una cosa veramente un po' come quando si leggono i foglietti illustrativi delle medicine, no? Dove c'è sempre scritto che possono fare malissimo anche le medicine migliori del mondo. Certo, sono esistiti questi quattro casi, ma
torniamo appunto a contestualizzarli, quattro casi. Pensiamo invece quanto bene fa il contatto con un animale che fa compagnia e che ci fa passare le giornate in maniera un po' meno triste. Il fatto che ci siano quattro casi, cosa può voler dire? Che dobbiamo informarci meglio anche tramite i social, magari a volte c'è un po' di panico. Se poi i social fanno quello che hanno fatto due giorni fa, assolutamente no. Nel senso, seguiamo quelle che sono delle fonti di informazioni serie e non quelle che fanno dei tam-tam mediatici veramente basati sui numeri di condivisioni e di like. E se dovesse mai verificarsi il fatto che c'è una potenziale pericolosità nel contatto con gli animali, sicuramente saranno le fonti certe, le fonti serie a dare notizia di questa cosa. Per ora, ribadisco, e abbiamo scoperto l'acqua calda, che bisogna lavarsi le mani per 20 secondi e che non bisogna mettersi le mani in bocca dopo aver toccato delle cose potenzialmente sporche. Quindi credo che se facciamo la stessa cosa, cioè i nostri animali, amiamoli, accarezziamoli, ma poi non mettiamoci a mangiare con le stesse mani con cui magari abbiamo pulito le zampette, perché un'altra cosa che è stata tanto diffusa era la storia del pulire le zampe con la varecchina. Ok. Non è stata smentita immediatamente, certo. Prima si verificassero una serie di pododermatiti gravi. I social network sono una cosa fantastica, ma allo stesso tempo pericolosissima. Cerchiamo un po' di scremare quello che leggiamo, quello che vediamo, quello che condividiamo. Per cui i nostri animali, se li abbiamo e se li portiamo fuori, portiamoli fuori, quando tornano a casa puliamo le zampette con delle salviette fatte apposta, con un detergente neutro. Cerchiamo di evitare che vadano a dormire sui nostri cuscini. Laviamoci le mani dopo che li abbiamo coccolati. Questi consigli assolutamente anche di buon senso, oltre che da una professionista della veterinaria Fulviada Rossi. Allora, abbiamo in collegamento Skype il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Buongiorno Paoletti, buon pomeriggio e bentornato, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno a voi, telespettatori. Voglio anche cogliere l'occasione per ringraziarvi per queste dirette che fate, per informare quanto più possibile i concittadini e anche soprattutto il mondo delle imprese di cui io mi occupo. Grazie mille. Grazie a lei, perché la Camera di Commercio naturalmente è sempre al lavoro proprio per assistere, per stare vicino a tutte le imprese, no, di diversi settori che sono in grandissima difficoltà in questo momento. Allora, ci sono due iniziative particolari, due iniziative nuove. Vogliamo parlare della prima, 5.000 mascherine per le imprese. Ci spieghi meglio. 5.000 mascherine, di cui questa settimana distribuiremo le prime 2.500 e le altre 2.500 dopo Pasqua, la settimana dopo. E poi, se servirà, sono già in previsione un altro ordine di altre 5.000, per un totale di 10.000 mascherine che andremo a distribuire attraverso le associazioni di categoria che ne faranno richiesta. Per cui le associazioni di categoria che fossero interessate possono richiederle alla Camera di Commercio, noi faremo dei contingenti in base ai numeri, le consegneremo alle associazioni che devono distribuirle ai loro associati e non associati. Per cui la distribuzione della Camera va per i soci sì, ma anche per chi non è socio. Per le categorie che lavorano, che hanno bisogno di mascherine, certo, per lavorare, parlo dei supermercati, parlo degli artigiani, parlo un po' di tutti i settori economici. I settori che sono impegnati e che devono proteggersi e proteggere la loro clientela, giustamente. Quindi ben vengano appunto le mascherine. Di che tipo saranno? Sapete già? Ma guarda, mascherine sono mascherine, come dire, a norma di legge, perciò certificate, non per uso per l'ospedale, per, certo, poter operare, no, quelle, ma per poter lavorare sicuramente sì. Vengono, come ho detto prima, mi sembra, distribuite gratuitamente, per cui è un'offerta che la Camera fa a tutte le operatori, e le compriamo da un'azienda triestina, se posso dire, certo, che è
si è riciclata un'azienda che faceva vele e spero che continui a far vele, ma nel frattempo sta aiutando la cittadinanza e le imprese producendo mascherine e sarebbe l'Olympic Sale, Bene. famosa, conosciuta da tutti, insomma, non è. Conosciuta da tutti appunto nel campo delle vele, una vera eccellenza, e quindi sono tante, no, le imprese nella nostra regione, Friuli Venezia Giulia, che hanno subito riconvertito, per quanto sia penso anche difficile, i tempi siano non strettissimi, immagino, riconvertito la propria produzione proprio per fare qualcosa di essenziale, di utile per E affrontare l'emergenza, no? non penso che facciano tante richieste perché anche loro le vendono a un prezzo economico, ma penso che sia Certo. proprio quel movimento di solidarietà che si è Esatto. creato, dove tutti vogliono fare qualcosa per la comunità. Direi che è molto bello E questo. infatti, perché comunque insomma, penso che forse i costi di riconversione poi siano forse superiori, magari non lo so il caso esatto dell'azienda in questione, però può essere Macchina anche che che sia. ce Ecco, l'avevano perché cucivano vele, per cui sì, beh. sicuramente avranno trovato il tessuto, un tessuto Ecco, idoneo, e e quindi da lì insomma. tagliare e cucire è il loro mestiere, insomma, ecco. Ecco, dai, hanno messo in campo la loro professionalità. Allora, poi c'è anche un bando importante per sostenere in particolare le commissioni appunto sulle garanzie. Ci spieghi anche questo, perché anche questo è uno strumento importante. In questo bando in pratica penso partirà domani o dopodomani, stiamo ultimando oggi la stesura del bando stesso e in pratica avremo fino a un massimo di 100.000 euro per Trieste e altri 100 per Gorizia, perciò 200.000 euro dove andremo a battere le commissioni dei finanziamenti sia tramite Confidi sia tramite finanziamenti pubblici. C'è una commissione sempre da pagare, diremo che fino a 2.000 euro per impresa liquideremo direttamente all'impresa. La Camera di Commercio andrà a dare i soldi direttamente a chi li ha spesi. Bene. Direi che questo è un altro ulteriore aiuto che diamo alle imprese dopo quelli che abbiamo già deliberato la scorsa settimana, che erano appunto i 3 milioni di euro per aumentare la possibilità dei Confidi di poter erogare garanzie. Per cui abbiamo messo sul piatto ancora questi soldi e gli altri finanziamenti per creare quelle attività per il dopo, perché dobbiamo guardare ora Esatto. sicuramente, ma anche dopo. E se dopo arriverà maggio, arriverà giugno, bisogna essere preparati e non appena cominciare a pensare a cosa fare. Pensiamoci adesso, perché sicuramente insomma, questo dopo arriverà prima o poi, è importante come lo affronteremo, no? Come arriveremo preparati a questa seconda fase, questa fase 2, insomma, come vogliamo chiamarla. Le chiedo ancora, lei è in contatto continuo con le imprese della nostra città, della nostra zona, quali sono le richieste più pressanti e le preoccupazioni più pressanti? Ce ne saranno moltissime in questa situazione. Quali sono quelle più frequenti che le arrivano proprio dalle imprese? Guardi, fra tante che mi arrivano, la più frequente, e qui voglio lanciare ancora una volta un messaggio al sistema bancario. Il sistema bancario ha i soldi perché li ha ricevuti dalla Banca Centrale Europea, ma purtroppo il sistema delle grandi banche, allora le piccole banche regionali hanno già erogato e sono attive, danno risposte immediate. I grandi gruppi, mi spiace dirlo, ma purtroppo hanno messo a disposizione chi 1,5 miliardi, chi 2 miliardi per le piccole e medie imprese, però non stanno erogando nulla, ci vuole tempo. Io, il problema qual è? Siamo già ai primi di aprile, le scadenze di marzo, gli impegni di marzo, ognuno li aveva, chi è totalmente chiuso, non ha entrate per pagare, pagherà qualcosa con i suoi fidi, con le sue cose, però tutte quelle, come dire, promesse di aiuto immediato, eccetera, non ci sono. Non si E stanno questo è grave. Non rispettando, ci sono insomma. e non bastano neanche, perché qui si parlava prima della chiusura fino al 24 marzo, vi ricordate, no? Sì. Dal 12 al 24, dal 24 siamo andati al 3 aprile, dal 3 aprile al 13, presumo che si andrà a fine aprile perché i ponti, i famosi ponti del 25 e del 1 maggio bisognerà evitarli.
siamo tutti coscienti che è meglio così, certo. Però se vogliamo prepararci a maggio dovremmo avere la possibilità di avere la liquidità subito, perciò la maggior richiesta delle imprese è la liquidità. Noi come sistema camerale abbiamo messo in moto tutto quello che potevamo per cercare di agevolare questa liquidità, agevolare le banche, garantendo le banche anche fino all'80-90%, per cui il rischio bancario di erogare i soldi è veramente limitatissimo, perché i confidi garantiscono fino all'80% in questo momento e stiamo lavorando per arrivare al 100%, per cui il messaggio che do è questo è un problema enorme. Poi chiedo a tutte le amministrazioni pubbliche di, come dire, comune, grazie al comune che ha prorogato, che ha partecipato la Tari e la Tosa, ma anche l'IMU, serve l'IMU e bisogna guardare più in là di settembre, più in là, bisogna guardare fino a fine dell'anno e dopo il modo di diluire la restituzione di questi soldi. Ecco, questo sarà settembre-ottobre dovrai pagare le tasse, i mutui, la moratoria sui mutui, eccetera. Bisognerà, eccetera. Sarà necessaria una seconda fase proprio per diluire i pagamenti, no? Perché non si potrà arrivare appunto a farli tutti in una volta, è chiaro che esatto, però bisogna pensarci adesso, no? È chiaro, programmare, insomma. Per cui questo messaggio e poi gli affitti è un peso di non poco conto, no? Perché il 60% che il governo per decreto ha messo a disposizione per poter detrarlo dal credito d'imposta, ma il problema è: avremo un credito d'imposta? E questa è la domanda, no? È la domanda, perché a quel punto tutti quanti si sono arrangiati chiedendo ai proprietari degli immobili di diluire, di abbassare, di sospendere. Noi come Camera, per esempio, abbiamo sospeso totalmente la richiesta degli affitti dei beni degli locali d'affari che la Camera di Commercio ha dato in affitto. Ci sembrava normale e logico che un ente pubblico faccia un'operazione del genere per tutti quelli che sono chiusi, naturalmente. No? Però non sono tutti pubblici, ci sono ovviamente anche le iniziative private, quindi... Esatto, poi il privato anche lui ha i suoi problemi, certo. Che con quei soldi magari vive, paga altro, insomma non infatti, è che non andiamo a colpevolizzare, però bisogna aiutare. No. Allora la liquidità, tanto sbandierata dal governo e dalla disponibilità delle banche, ancora non c'è. E questo insomma è il nodo da sciogliere possibilmente prima possibile, insomma, presto. Esatto. Allora, ringrazio il Presidente. Posso dire ancora una cosa? Certo, come no. Un appello, faccio un appello a tutti coloro che vogliono le tessere benzina. Ah, ecco, adesso, è vero, sì, ha ragione. Perché... Il confine è chiuso, capisco che tutti quanti vogliono adesso riavere la tessera benzina, rinnovarla, farla nuova, perché un'altra era scaduta, però diamo priorità a chi ha bisogno proprio della tessera, perché lavora e va ogni giorno a lavorare con l'automobile, e chi non ha estremamente bisogno, aspetti un momentino, perché abbiamo intasate già gli appuntamenti, visto che si lavora per appuntamento, e per cui il soggetto deve mandare un'email o telefonare, gli viene spiegato tutte le documentazioni che ci serve, poi viene a ritirare la tessera su appuntamento. Ci stiamo attrezzando anche per mandarla anche la stessa tessera via posta a casa, come arriva la carta di credito e altre cose. Ci vuole un po' di tempo in più, però a chi non serve, perché non si può andare fuori comune, esatto. Non si può andare in giro, si sta a casa, per cortesia chiedo, lasciate un po' di spazio a chi ne ha proprio bisogno. Grazie. Esatto, ottimo appello che condividiamo volentieri. Allora grazie al Presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Paoletti per essere stato con noi e torni presto a aggiornarci sulla situazione. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata, arrivederci. Allora ringraziamo appunto il Presidente Paoletti per queste spiegazioni che sono sicuramente molto gradite ai tanti che anche ci scrivono molto spesso per avere informazioni proprio per quanto riguarda soprattutto le piccole e medie imprese, ed è vero, è di solito un problema, il problema più pressante è proprio quello della liquidità. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? C'è qualcuno? Buongiorno. Buongiorno. Io volevo parlare di una cosa, degli anziani, purtroppo. Anziani. Anche perché ieri sera c'era Grilli
al telefono e ha parlato comunque di questi buoni spesa, ha parlato di queste case di riposo che hanno diviso a settori per le persone che sono ancora contagiate e le altre che possono essere e andare fuori, invece questo non è successo, non è vero niente, perché dove c'è mio papà che ha 93 anni e dal 9 di marzo che lui è sempre nella stessa stanza, pranzo, colazione e cena. Quindi non è possibile quello che dice Grilli, anche perché ho parlato con la responsabile della struttura e mi hanno detto che è impossibile dividere in tre parti la struttura. Quindi bisogna avere più gente sicuramente nei servizi, perché comunque se portano fuori le persone a turno deve essere più gente che li sorvegli, perché il giardino può essere ovviamente... possono anche andare fuori dal giardino, più controlli, ecco, e comunque bisognerebbe avere più gente nella struttura, anche per la pulizia, per tutto il resto, perché una persona che sta in una stanza un mese, cioè voglio dire, non è possibile, no? Ancora è bravo, voglio dire, che non protesta, ecco, questo è... Io volevo comunque parlare con Grilli, però il numero del centralino del comune non risponde nessuno e quindi non so se voi in qualche modo nella settimana sapere, lo farete venire là, che comunque volevo parlare un attimino direttamente con lui. Cercheremo di farlo, allora di solito appunto l'assessore è sempre molto disponibile, quindi cercheremo di così invitarlo appunto in trasmissione, in videochiamata per rispondere magari appunto durante Sveglia Trieste, che c'è ancora questa modalità, no? Di così possibilità di risposta anche da parte dell'ospite. E intanto grazie alla signora che ci ha chiamato, insomma cercheremo di soddisfare anche questa sua richiesta. Ci scrive Luca che vorrebbe rivedere la rubrica Gorizia 7, ne terremo conto, vedremo se riusciremo in questo periodo a ripristinarla. Grazie Luca. Allora, vedo pronto il servizio realizzato da Marco Stabile, la nuova versione per così dire della mascherina Faida. A te, visto il successo del primo tutorial realizzato proprio in diretta qui alla nostra diretta straordinaria, Marco Stabile ne ha fatto un'altra poco fa nel corso della nostra trasmissione, quindi rivediamo come fare una mascherina fai da te. Partiamo da quello che abbiamo realizzato l'altro giorno, la parte buona, diciamo così, la mascherina fatta con la carta assorbente, che tra l'altro ha suscitato anche apprezzamento. Allora abbiamo cercato di perfezionarci, abbiamo visto il video del viceammiraglio statunitense Jerome Adams, che però ha omesso alcuni dettagli e da casa non è che si capisca proprio tutto. With items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, or you can make a face covering out of an old t-shirt. Fold it to the middle from the bottom. Fold it to the middle from the top. Fold it again to the middle from the bottom and again from the top. And then two rubber bands, one on one side and one on the other side. Then you fold either side to the middle and you have yourself cloth face covering. It's that easy. Allora, qual è il problema? Che il nostro generale americano ovviamente prima di fare questo video perfetto, bellissimo, si sarà preparato per ore tutte le attrezzature corrette. Magari noi in casa non abbiamo gli elastici di questa larghezza qua, piuttosto che in casa non ci siamo reso conti che di quella maglietta, come quella della Bavisela per esempio, Miramar che dir si voglia, lui non l'ha utilizzata tutta ma ha ricavato, la giro, e vedete, ha ricavato un riquadro, diciamo così, di 40 cm per 40 circa, forse un po' di più. Quindi l'ha tagliata. Andiamo sull'inquadratura da tutorial. Quindi cosa ha fatto? Con un paio di forbici ha tagliato fuori 40 cm per 40 circa di questa maglietta, no? Un quadratone. Eccolo qua. Eccolo qua. Lo vedete? È circa così.
Allora poi, una volta ricavato questo, sì che si può fare, andiamo con l'inquadratura, la mascherina traspirante, però a casa tu non hai quegli elastici magari perfetti. Allora mettiamoci nella condizione in cui fai con quello che hai a casa, ovvero per esempio degli elastici sì, ma degli elastici insomma normali. Allora cosa fai? Fai un semplice nodo e realizzi un elastico più largo andando a fare il nodo tra un elastico magari più piccolo, più grande di quelli che abbiamo a casa, di quelli che troviamo realmente, non quelli, come dire, fatti apposta perché è difficile che uno abbia in casa. Non si fa un lavoro di questo genere per allungare l'elastico piccolo, piuttosto che se avete un elastico troppo grande, come questo, magari lo ripiegate in due e poi vedremo cosa andremo a fare. Dopodiché c'è un altro dettaglio importante, no? Noi abbiamo questo nostro quadrato che andiamo a ripiegare, per esempio così, non completamente fino a metà. Perché? Adesso capirete tra un attimo, no? Lo ripiego così, una volta di qua, una volta di qua, e poi lo ripiego di nuovo in due. Perché? Perché così vado a creare una larghezza di circa 10-11 cm. A questo punto facciamo la famosa caramella. Prima andiamo con gli elastici doppi che abbiamo appena realizzati. Abbiamo appena realizzato. Andiamo a destra. Lasciamo l'altro elastico attaccato dalla parte di sotto. Andiamo a sinistra. E lasciamo sempre l'elastico, diciamo, agganciato, quello per cui abbiamo fatto il nodo, dalla parte esterna. La ripieghiamo, uno di qua e uno di qua. A questo punto, con questa conformazione, ovviamente l'elastico può rompersi, quindi va fatto di nuovo. È una cosa fatta ovviamente con quello che si ha in casa, non con quello che qualcuno magari si è preparato per fare un video per un paio d'ore e poi rende tutto semplice, no? A questo punto vado a mascherina piegata e a questo punto la posso agganciare in maniera insomma comoda, ma fino a un certo punto. Però insomma, se devo andare a fare la spesa e tornare, funziona, e soprattutto in questa maniera respiro differentemente dalla mascherina fatta di carta assorbente, che è tutto meno che traspirante. Se invece ho gli elastici troppo lunghi, con quelli perfetti non la facciamo perché è una situazione poco realistica, no? Eccoci qua, elastici lunghi, cosa faccio? Faccio questo, ovvero diminuisco del 50% il loro diametro. Vado da una parte a fare la caramella, ripiego in due dall'altra parte, vado dall'altra parte a completare la nostra caramella. A questo punto però cosa faccio? Una volta che ripiego, posso adattare l'elastico alla situazione, cioè prendo una delle estremità, tiro in questa maniera, anche un po' di meno, a seconda ovviamente di come sta bene a voi, non di come sta bene a me. Cosa si può fare ancora per migliorarla? Se ho a disposizione a casa, per esempio, una cucitrice, risolvo anche il problema, diciamo così, della parte anteriore e vado a pinzare le parti interne della mascherina e si migliora. Mascherina finale, via gli occhiali che li rimetto casomai dopo, me la adatto sul viso ed ho una mascherina che non sarà il massimo, ma questa è decente, riesco a parlare, riesco a respirare, posso uscire, l'ho fatta in casa, non costa niente. Questa è la modalità, insomma, per realizzare mascherine in casa propria, abbastanza semplicemente. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno signora, buongiorno. Scusa, posso fare due domande, per favore? Prego. Prima domanda, io sono scaduto l'assicurazione della macchina del 13 marzo e non posso uscire, ho sentito tante notizie, ogni volta dici un mese dopo scadenza, dopo fino a questo mese, e dopo l'ultima notizia ho sentito fino al 31 agosto. Mm-hmm. Io non lavoro, sono come tu lo sai con questa soluzione, non lavoro, non uscire della casa. Mm-hmm. Non lo so che notizia giusta di questa cosa.
Allora, lei non lavora, quindi non ha bisogno dell'auto per sì, circolare? Sì, la macchina sofferma sotto a casa, adesso da questo periodo non lavoro. E anche non esci dalla casa perché fino a me dispar 10. Okay. Allora c'è scritto, allora vedo proprio in tempo reale, chi ha l'assicurazione auto in scadenza avrà diritto a una proroga, quindi nel dettaglio la validità delle polizze auto con scadenza fino al 31 luglio viene prorogata di altri 15 giorni, quindi per un io totale... scaduto il 13 marzo. A lei scadeva il 13 marzo? Sì. Quindi un totale di 30 giorni in più rispetto al 13 marzo, il 13 aprile. Ah, 13 aprile? Sì. Sì. Perché ha visto con Google fino a mesi, fino a questo mese. Non ha possibilità però di farlo magari online? No, è difficile. Non capisce tanto l'internet, niente proprio. Ah, ho capito, perché quella sarebbe la soluzione sicuramente ideale. Comunque a tempo fino al 13 aprile, e poi speriamo insomma che ci sia qualche nuova proroga, probabilmente, perché il 13 aprile fra l'altro scadono proprio tutte le ordinanze, no? Che sono in sì, vigore sì. Finora, quindi probabilmente ne faranno altre, le faranno più, diciamo, le prorogheranno ulteriormente, ma appunto ci sarà evidentemente anche qualche altra norma, insomma, proprio per le incombenze come l'assicurazione sì, dell'auto. Sì. Perché adesso sono chiusi fino a mesi, forse fino all'uno del mese prossimo. La sento malissimo, però non ho capito, mi scusi. Ha detto anche tutti adesso chiusi, noi adesso non esce dalla casa fino a un mese, non è fino a 13 aprile. Prolungato per rimanere a casa, no? Non riesco a sentire e a capire, non so, proviamoci di nuovo. Perché... Sì, seconda cosa, per favore, della spesa, no? La spesa, sì. Che documenti servi e dove prendi questa domanda? E la domanda si può fare per telefono, al numero di telefono che abbiamo già dato varie sì. volte, non so se sì. se l'è già appuntato, il 366-93-93-893, sì. e chiede tutte le informazioni, quale documentazione serve appunto. Va bene, va bene. Loro glielo sanno dire sicuramente. Sì, sì, certo, va bene, grazie, grazie tanti. Grazie, buona giornata, buon pomeriggio. Nel frattempo appunto è arrivata la notizia, mi hanno portato, ringrazio dalla redazione, le notizie per quanto riguarda l'approvazione del decreto sulla scuola da parte del Consiglio dei Ministri, che appunto ha dato il via libera a quanto si apprende il decreto legge sulla scuola, quindi anche all'assunzione di 4.500 professori e insegnanti, insomma, per recuperare la parte dei posti liberati dell'estate del 2019 da quota 100. Quindi si attua quindi una norma inserita nel decreto scuola approvato in autunno, voluta dalla ministra Lucia Azzolina. Ma sono anche altre altri provvedimenti approvati. Allora, appunto, il Consiglio dei Ministri approva il decreto scuola. Dunque. Il Consiglio dei Ministri in corso ha dato il via libera al decreto legge scuola con tutte le misure per finire l'anno scolastico alle prese con l'emergenza Covid-19, quindi confermate alcune delle anticipazioni dei giorni scorsi. Ve le facciamo sapere subito dopo un po' di pubblicità, fra poco.